Salve ragazzi, ben ritrovati da T2Stack, il nostro canale ufficiale di YouTube dedicato a video tutorial, ovviamente nel mondo e nell'ambito tecnologico. In questo caso vi stiamo mostrando attraverso uno screen recorder, stiamo parlando di AZ Screen Recorder, un programma davvero un'app, in questo caso davvero efficiente, in grado di poter fare delle registrazioni di sessioni desktop, in questo caso di uno smartphone. Immaginavo questo sia difficile da poter realizzare, invece al giorno d'oggi è possibile. Innanzitutto vorrei mostrarvi questa ROM di un dispositivo. Allora, andiamo un attimo alle impostazioni e vi faccio vedere un po' l'info del telefono, perché ovviamente il telefono non posso mostrarlo perché il video viene fatto dalla schermata, quindi non possiamo vedere il telefono in questione, ma possiamo vederlo qui. Stiamo parlando di un GTI 9515. Di quale dispositivo stiamo parlando? Di un S5 Value Edition. E devo dire che non è stato facile poter trovare la ROM CyanogenMod, perché se ne trovano altre riguardo ad esempio al 9505, al 9500, ma il 9515 in questione non c'era. Ho trovato soltanto una versione, in questo momento sta andando abbastanza bene, sul forum di Xdia, che è il forum ufficiale dove gli sviluppatori Android rilasciano i loro progetti. E la versione in questione, la 12.1 della CyanogenMod, nonché la corrispondente alla 5.1.1 di Android, che come sappiamo è la versione Lollipop, infatti, come potete vedere. Ovviamente la versione principale del firmware che ho scaricato è questa qui, i9515XXU1BOJ3, anche se non era completamente compatibile, però va abbastanza bene perché, vi ripeto, in giro nel web non ce ne sono tante riferite a questo modello nello specifico. Infatti, se andate al sito cyanogenmod.org non troverete granché di questo modello, anzi, quasi niente. E questa è l'interfaccia grafica di Lollipop ROM stock, o meglio Android ROM stock, senza alcuna personalizzazione Samsung. Devo dire che il dispositivo è abbastanza reattivo, veloce, con 2 GB di RAM si lavora benissimo. Ovviamente io preferisco sempre, ho installato tantissime applicazioni e giochi, preferisco sempre come interfaccia grafica sempre la Nova Launcher, che è fortemente personalizzabile. Possiamo fare davvero di tutto con Nova Launcher. E ho deciso di installare questa ROM e vi spiego anche poi quali problemi ho avuto, in modo tale che chi fosse intenzionato a farlo possa poi successivamente risolvere questo problema, di andare a fare attenzione più che altro alla versione delle Google Gap che andate ad installare, cioè tutte le applicazioni Google che dopo andrete a flashare su questa ROM. Come sapete, le ROM non ufficiali come questa, come quelle CyanogenMod, non hanno la presenza di Google App o delle Gap, per questo si scaricano a parte. E quando voi andate a scegliere le gap, anche se voi scegliete la versione del sistema operativo, scusate, la versione di Android, in questo caso la 5.1, la 5.0 superiore, può capitare
che la versione in particolare di Google Play Service non sia compatibile. Per questo io ho salvato questo link dove ci sono tutte le versioni possibili e immaginabili di Google Play Service, perché appunto a me il problema principale che portava questa ROM era l'arresto continuo di Google Play Service. Da quando ho seguito questa piccola guida, è vero, è in inglese, però comunque vi potete lasciare tranquillamente guidare qui dei diversi formati. Ovviamente vedrete le versioni di Android, i DPI e l'architettura, ovviamente sono tutte ARM come architetture. E in questo caso la mia versione, come avete visto prima, è la 5.1.1 e io ho scaricato questa versione qui, quella del 31 agosto 2016, riferita a, ad Android 5.0 maggiore o maggiore appunto, da 320 dpi. E da quando ho scaricato questa versione, ovviamente voi andate avanti, come vedete, vi spiego un po' tutto, le caratteristiche del file, dove è maggiormente consigliato, perché dovete sapere che di versioni di Google Play Service ce ne sono davvero tante. Quindi dovete fare attenzione a quella che voi andate a installare, altrimenti poi avrete dei problemi, perché Google Play Service funziona con tantissime app, potreste riscontrare dei problemi più o meno gravi. Quindi andando a risolvere questo problema, sicuramente andate a risolvere quasi il 90% dei problemi di una ROM Cyanogen. Che altre segnalazioni da farvi di questa ROM, che ha presentato ogni tanto, specialmente quando vado a disinstallare qualche applicazione, ma proprio di rado, ha fatto tipo un reboot, un veloce reboot, però è ritornato tutto alla normalità, però si è verificato una sola volta. Adesso per il momento va abbastanza bene. Va bene ragazzi, più che altro io volevo farvi vedere come può funzionare una ROM all'interno. Anzi, volevo farvi vedere anche un'altra cosa, come magari possono girare i giochi, anche se comunque vanno abbastanza bene i giochi. Proviamo questo giochino qui. Un gioco abbastanza gradevole, però come vedete molto fluido. Questo è un gioco, non ce ne sono davvero tanti di giochi sul mondo Android. Questo magari è molto più pesante come gioco. Beh, queste sono le solite pubblicità. Fa vedere più che altro come, allora vediamo un po', c'è una partita.
Sai che ho scelto il gioco sbagliato perché va molto lento, ma non perché vada lenta la ROM, è perché non ricordavo che questo tipo di gioco in questione portasse a caricare molto. Comunque, fidatevi, la ROM va abbastanza bene. Ne ho installate davvero tante di applicazioni. La cosa che tenevo a precisarvi e che è importante è il recupero di memoria, perché dovete sapere che la ROM stock ufficiale di Samsung occupa tantissimo spazio. Vi resta a disposizione, io adesso ho installato tutte quelle applicazioni che voi avete visto e me ne restava prima a disposizione, ma meno di quello che ho adesso, 460, ancora meno ne avevo. Invece adesso io, con tutte le applicazioni che ho installato, come potete vedere, di sistema, cioè ci sono più applicazioni che sistema. Su 460 abbiamo installato 4 GB di applicazioni e poi comunque si riesce a gestire anche bene, si possono gestire anche bene le applicazioni. L'unica cosa è che per quanto riguarda il trasferimento di applicazioni non era come la Samsung, perché la Samsung c'era il pallino da selezionare di ogni applicazione che avevate qui. Invece in questo caso dovete andare a quelle scaricate e dopodiché cliccare sopra l'applicazione e fare sposta su scheda SD e ve la sposterà. Ovviamente non tutte saranno spostabili, perché alcune non sarà possibile, come ad esempio OneNote non me lo sposta. Infatti, vedete, sposta su scheda SD non c'è, perché alcuni produttori momento perfettamente il tutto. Va bene ragazzi, si può dire che è tutto su questo video tutorial, poi ne faremo qualche altro più in là, sempre in campo in ambito Android. Un saluto a voi tutti dal vostro Tutu Stack e seguiteci sempre sul nostro canale. Alla prossima!